Il documentario che vedremo stasera racconta una storia che per grandi linee tutti conoscono, o quasi tutti, la storia del cosiddetto mostro di Firenze. Ho cominciato a lavorare come magistrato alla fine degli anni Ottanta in Toscana. Ero lì, in quella zona, negli anni in cui la Toscana era terrorizzata dal mostro di Firenze. Lui può intervenire anche in qualsiasi momento, cioè tu non lo puoi sapere, quindi... C'erano, ricordo, nei parchi pubblici dei grandi cartelli con scritto «Occhio ragazzi!». I ragazzi avevano paura ad appartarsi in macchina a darsi un bacetto. C'era l'incubo che potessero essere ammazzati. Guardando questo documentario, questa sera, scopriremo che parlare di mostro è soltanto un'espressione convenzionale. C'era più di un mostro e probabilmente c'era più di quello che è emerso dalla difficilissima indagine giudiziaria che ha portato ad alcune verità processuali. I cosiddetti compagni di merende sono stati condannati per 4 degli 8 duplici delitti. Gli altri 3, chi li ha commessi? Nel documentario che vedremo, proposto da Rai Documentari, noi scopriremo molte cose interessanti e contemporaneamente inquietanti. Una di queste è la contaminazione micidiale che esiste fra un'apparente banale normalità di vita delle persone e la loro capacità di commettere le azioni più spaventose. Nell'agosto del 1989 viene chiesto e ottenuto un parere dal FBI. Vengono definite caratteristiche compatibili con una persona iposessuale o addirittura impotente. L'indagine sul cosiddetto mostro di Firenze è stata un'indagine particolarmente difficile, come sono difficili le indagini che riguardano i delitti casuali, quelli in cui non esiste di regola un collegamento fra la vittima e il responsabile. La vittima in un modo o nell'altro conosceva il suo assassino. La difficoltà delle indagini sui serial killer è, a parte tutto il resto, proprio in questo. I serial killer scelgono le vittime delle loro azioni in base a criteri che noi scopriamo solo dopo, ma che per l'investigatore sono criteri casuali. E quindi è necessario un complicatissimo lavoro di ricostruzione di motivazioni, oltre che del modus operandi. E salta fuori questo benedetto Pacciani. Che cosa c'era contro Pacciani? Una lettera anonima. Rai Documentari ci presenta questa storia in una forma non inedita, ma estremamente interessante. Pronta a cercare di capire la complessità, a capire quello che è stato già compreso, forse, ciò che è stato accertato, ma soprattutto direi a tentare di illuminare quello che non è stato compreso, quello che non è stato accertato. Quello che di più vasto c'era attorno alla vicenda di questa inaudita sequenza di delitti dettati da quello che qualcuno chiamerebbe le più profonde ragioni del male. È un documentario bellissimo, arriva fra poco, non andate via. Firenze, probabilmente questa è una macchia nera che sarà indelebile. Rappresenta un pugno al cuore dell'immaginario collettivo. Io arrivai lì e mi trovai di fronte a una scena terribile che potete immaginare. I
due giovani sono stati uccisi secondo il macabro rituale che già aveva caratterizzato altri 14 omicidi. Sono stati uccisi questa notte in modo atroce alla periferia di Firenze. Bisogna sia un mostro questo, è proprio una cosa tremenda. Peggio di così penso sia impossibile. Le ipotesi, la guerra nelle procure, i pezzi di seno che arrivavano nelle buste, cioè in Italia nelle cronache non si era mai visto. Arrestato a Val di Pesa in Toscana Piero Pacciani, l'agricoltore accusato di essere il mostro di Firenze. E salta fuori questo benedetto Pacciani. Che cosa c'era contro Pacciani? Una lettera anonima. Una sentenza che ha già fatto discutere l'ha condannato al carcere a vita. Abbiamo un'indagine che quando viene fatta su delle prove, non ci sono prove. Un testimone oculare ha visto come si sono svolti i fatti. Ma di tutte queste contraddizioni che abbiamo detto fino ad ora, poi in sentenza non ne viene riportata neanche una. Nessun fatto di cronaca nera ha spaventato tanto le famiglie italiane come i delitti del mostro di Firenze. Tra le colline toscane, la stessa pistola, dal 1968 al 1985, ha sparato e ucciso 8 coppie, 16 persone, uomini e donne. Dopo più di mezzo secolo, si è arrivati alla verità? È stata fatta giustizia? Davvero il mostro di Firenze è un mostro a tre teste? Quella di Lotti, di Vanni e di Pacciani? C'è stato un primo processo di primo grado, il processo di appello che ha confermato le condanne, la Cassazione che ha messo la parola fine il 26 di settembre del 2000. Questo è un punto fermo, questa è una certezza, non è un'ipotesi. Pietro Pacciani, Giancarlo Lotti, Mario Vanni, i cosiddetti compagni di merende, sono stati condannati per 4 degli 8 duplici delitti. Il primo, quello del 1968, un colpevole già ce l'ha. Gli altri 3, chi li ha commessi? Bisognerebbe pubblicare tutti gli atti per capire la vergogna del funzionamento della giustizia in quel procedimento. La pistola che iniziò a sparare proprio nel 1968, sino all'ultimo delitto, quello del 1985, come arrivò nelle mani di Pietro Pacciani? Bene, a queste domande, durante tutti questi anni, nessuno mai ha dato una risposta seria. Il problema grosso di tutto ciò è che nessuno ha mai gridato per dire ma che state facendo, tranne il sottoscritto. Per capire questa storia così complessa e così terribile che ha diviso l'opinione pubblica, mentre nei tribunali si consumavano vere e proprie guerre, bisogna fare soltanto una cosa: riavvolgere la pellicola e ricominciare dall'inizio. Il 14 settembre 1974, alle Fontanine di Rabatta, quindi fra Borgo San Lorenzo e Vicchio di Mugello, a nord di Firenze pertanto, Pietro Landi, un contadino, la mattina intorno alle 7.30, trova un'auto parcheggiata su un campo vicino a delle vigne. La scena del crimine era terribile, nel senso che avevamo questa autovettura in questa campagna con il ragazzo morto al suo interno. E la Stefania, che invece era più discosta nel campo, messa quasi in posa, sdraiata supina, con questo tralcio di vite che gli fuoriusciva dai genitali.
aveva non soltanto le coltellate mortali, ma anche una serie di coltellate post-mortali che facevano una sorta di disegno a livello dell'area pubica. È stata dura, ma direi che non era ancora dura come lo è stato poi il proseguo della vicenda. Cercavano un po' di intimità tra gli ulivi. Sono stati uccisi questa notte in modo atroce alla periferia di Firenze. Il 6 giugno dell'81 io ero di turno alla Procura della Repubblica di Firenze e mi dissero che era stato trovato due cadaveri in località di Scandicci. Anche in questo caso Carmela Di Nuccio e Giovanni Foggi si erano appartati nel loro ritmo. Era una piazzola frequentata da guardoni. Mi trovai di fronte a una scena terribile che potete immaginare. Ancora al posto di guida, con il capo reclinato all'indietro, il Foggi. Il corpo di Carmela è 20 metri più in là, nel campo, è straziata da colpi di lama. La ragazza e il suo fidanzato, che poi, come accertammo, portava i segni dei colpi di arma da sparo. La ragazza non solo i segni dei proiettili, ma soprattutto lo scempio della zona pubblica. Il collegamento tra il 1981, tra Scandicci e Rabatta del 74, fu quasi immediato. Ma c'erano degli elementi, soprattutto quella pistola, quel calibro e quei proiettili, e il fatto che si fosse colpito nuovamente una coppia, che misero subito in collegamento i due fatti. Passano 4 mesi da quel giugno del 1981, quella beretta calibro 22, quei proiettili Winchester con la H sul fondello uccidono un'altra volta. 23 ottobre 1981, in uno stradello che conduce a dei campi, a Travalle, vengono rinvenuti i corpi, anche qui da un contadino, di Susanna Cambi e Stefano Baldi. Anche in questo caso il mostro ha mutilato la vittima femminile del pube. È un'escisione fatta con un'arma da taglio. L'aspetto di questa mutilazione è un qualche cosa che ti lascia il segno. Ti ritorna in mente. Non è la coltellata singola, è una profanazione che va molto oltre. Lui può intervenire anche in qualsiasi momento, cioè tu non lo puoi sapere, quindi... Al momento in cui si riesce a trovarlo, la cosa migliore sarebbe eliminarlo. Persone così vanno eliminate e basta. Cioè noi ci sentiamo impotenti, non possiamo mica fare niente. All'epoca Mostro di Firenze era veramente un dramma cittadino. C'erano, ricordo, nei parchi pubblici dei grandi cartelli con scritto "Occhio ragazzi", perché c'era proprio il timore che i giovani si appartassero in auto, e sappiamo quello, terribili episodi che erano accaduti. I ragazzi avevano paura ad appartarsi in macchina, a darsi un baccetto, perché c'era l'incubo che potessero essere ammazzati. Il delitto di Baccaiano Montespertoli è un delitto in cui c'è stato forse per la prima volta un possibile errore del mostro. Antonella Migliorini e Paolo Mainardi sono due ragazzi del paese, di Montespertoli, e anche quella sera sono insieme, hanno scelto di
appartarsi a fare l'amore in un posto peraltro non troppo isolato. A Baccaiano il mostro attacca sempre con la pistola. Ma non ferisce mortalmente Paolo, che riesce a rimettere in moto la macchina e fare una manovra dettata dalla concitazione del momento. Probabilmente inserendo la marcia indietro, l'auto finisce dalla parte opposta della strada, incastrandosi però in un fosso. Lì a quel punto il mostro sparerà di nuovo verso i fari. Stavolta il mostro corre un rischio enorme. Proprio in quel momento passano varie macchine, tra cui quella di Graziano Marini, in compagnia della sua fidanzata. A un certo punto sentì due rumori, con due frastoni, o come tirassero al piattello, ma quell'ora lì era strano. Notai sulla sinistra una macchina fuori strada, nulla, andavamo avanti ancora 200 metri. Non mi torna bene la macchina, andiamo a vedere cosa è successo. Quando si arrivò a questa 127 ci si fermò, si vede fuori i proiettili sopra il volano, lato guida. A quel punto il rumore che avevo sentito mi venne dubbio, sì, ma qui si sono tirati, altre storie. L'azione omicidiaria si è svolta molto velocemente, non ha avuto neanche il tempo di effettuare le scissioni. E nel frattempo lì, era l'unica volta che si poteva essere chiappato, forse, perché lui quando si arrivò a noi era sempre nelle vicinanze, non era lontano. Nell'82, dopo il terzo duplice omicidio, arrivò una voce all'ufficio istruzione. Si diceva che qualcuno tra i carabinieri gli era venuto in mente che anche nel 1968, in agosto, si era verificato un duplice omicidio. Con caratteristiche simili, perché anche lì pare che fosse stato accertato l'uso di un'arma di una calibro 22. L'omicidio cui si fa riferimento è avvenuto nella zona di Lastra a Signa. Le vittime sono due amanti, Barbara Locci e Antonio Lo Bianco. Ma come è arrivata all'ufficio del giudice istruttore questa voce? È uno dei misteri di questa intricata storia. Mario Spezzi, da sempre delegato a seguire questa storia per il quotidiano La Nazione, avrebbe appreso dal giudice istruttore Tricomi che giunse presso la caserma dei carabinieri di Borgognissanti una lettera anonima al cui interno vi era un articolo di giornale relativo all'omicidio del 1968, ma anche un'indicazione sul andare a rivedere esattamente quel duplice omicidio. Chi può aver mandato questa lettera? O qualcuno che sapeva la verità e che nel 1968 aveva ben presente come fossero andate le cose e che quindi voleva indirizzare i carabinieri verso una pista certa? Oppure si tratta di un depistaggio? Gli inquirenti hanno un insperato colpo di fortuna. Viene ritrovato nel fascicolo, spillati in una bustina, bossoli e proiettili recuperati nel primo omicidio di Signa. Con i primi accertamenti balistici venne fuori che i proiettili erano gli stessi usati dal mostro. Dalle voci correnti in pubblico sembrava che la donna fosse usa a avere rapporti intimi, come si dice volgarmente, a fare le corna al marito con più uomini. Il duplice delitto del 1968, però, un colpevole ce lo ha già. È Stefano Mele, il marito di Barbara Locci, il quale avrebbe ucciso per gelosia. Antonio Lo Bianco in realtà è l'ultimo degli amanti di Barbara Locci. Barbara Locci, originaria di Villa Salto, provincia di Cagliari, è emigrata a Signa, è sposata con Stefano Mele ed ha un bambino che si chiama Natale.
La sera del 21 agosto del 1968, Barbara Locci e Antonio Lobianco si vedono, vanno al cinema. Con loro c'è Natalino, il figlio di Barbara. Dopo il film raggiungono una stradina di campagna, esattamente via Castelletti, e in presenza del bambino, che è seduto dietro e dorme, cominciano a fare l'amore. C'è un dettaglio della perizia balistica che fa pensare anche che chi ha sparato sapesse che ci fosse quel bambino a bordo, perché avvicina l'auto dalla parte posteriore in modo da tenere fuori da una linea di tiro il bambino. Non si è mai capito con precisione se il bambino avesse anche potuto vedere la mano omicida. Certo è che il bambino si sveglia, chiama la mamma, che era riversata sul sedile sinistro anteriore, gli tocca il braccio e pare che il Lobianco fosse riuscito, prima di esalare l'ultimo respiro, a dire: tua mamma non può risponderti perché è morta. Il bambino fu aiutato a uscire dalla macchina. In quel momento Foss riconosce il padre. Questo secondo quello che dichiarerà lui e ammetterà lo stesso Mele Stefano. I carabinieri che intervennero sul luogo del delitto sospettarono immediatamente del marito, Stefano Mele. Dovevano però trovare le prove. Risultò che Stefano portava tracce nel famoso guanto di paraffina che si faceva per acquisire i residui dello scoppio di un'arma, ma Stefano mostrava di essere incapace di usare o di impugnare persino un'arma. Forse qualcuno lo aiutò. Nell'impossibilità di capire da parte degli inquirenti dell'epoca chi l'avesse aiutato, anche se i magistrati avevano la consapevolezza che ci fosse stato un correo, si accontentarono della confessione di Stefano Mele e lo condannarono in correità eventuale con altra persona. Il 25 marzo 1970, infatti, Stefano Mele viene condannato a 16 anni e 10 mesi di carcere. Se veramente la pistola del 1968 è anche la pistola dei successivi omicidi, viene da chiedersi come possa Stefano Mele aver ucciso nel 74 e nell'81, considerato che in quel periodo si trovava in carcere detenuto. Pertanto occorre pensare che neanche nel 1968 sia stato trovato un colpevole per quell'omicidio. Gli inquirenti finalmente una pista l'hanno trovata. E il dato di partenza è solido, perché una pistola che ha ucciso è una pistola che scotta e non passa di mano. L'altro elemento di cui sono convinti è che Stefano Mele il profilo dell'assassino non ce l'ha. Quello che è emerso, andando a rileggere gli interrogatori, quelli del 68, è che è proprio Stefano Mele a fare dei nomi, a dire che quella notte non era solo. A questo punto la complessa indagine sul mostro di Firenze sembra ridursi improvvisamente a due domande. Chi ha aiutato quella notte Stefano Mele ad uccidere Barbara Locci, sua moglie, e il suo amante Antonio Lobianco? E soprattutto, di chi era quella pistola? Trovare le risposte a questi due interrogativi significa anche avere il nome e cognome del mostro di Firenze. Le prime indagini rivelarono che la donna era stata legata da un rapporto particolare con Salvatore Vinci e con il fratello di lui, Francesco Vinci. Riguardo i fratelli Vinci, originari di Villa Cidro, anche Villa Cidro è in provincia di Cagliari, benché magari potessero avere un aspetto un po' dimesso, erano persone con un certo carattere e con un certo carisma.
il nome Salvatore non ci diceva niente, ma Francesco sì, che Francesco pare che fosse legato all'ambiente dell'anonima Sarpa. Nel momento in cui si va a cercare Francesco Vinci, a casa di Francesco Vinci, la moglie dice che è irrintracciabile da alcuni giorni. Qui vedete per la prima volta le immagini dell'abitazione vicino a Firenzuola dove Francesco Vinci è stato catturato. Verrà ritrovato alcuni giorni dopo in località Caburraccia, in compagnia di persone per lo più pregiudicate che probabilmente fanno parte dell'anonima sarda. Ci si concentra su Francesco Vinci, che peraltro per quella notte del delitto di Baccaiano ha un alibi molto, molto labile, e quindi Vinci viene arrestato. È il primo presunto mostro di Firenze. Vinci abitava non lontano dal luogo dell'ultimo delitto. L'ultimo delitto è avvenuto dopo il bivio di Baccaiano verso il Fornacette. Francesco Vinci è in carcere da 13 mesi, quando una Firenze sempre più spaventata scopre nella maniera peggiore che il mostro non è lui. Due giovani tedeschi in vacanza in Italia sono stati trovati uccisi, probabilmente con un'arma calibro 22, nel loro furgone parcheggiato a Giogoli, una località di campagna nei dintorni di Firenze. Le vittime sono Uwe Jens Rusch e Horst Meyer. Uno di loro ha i capelli lunghi, si ipotizza che il mostro l'avesse scambiato per una donna. In questo delitto noi vediamo l'uccisione prima di quello che rappresenta la figura maschile e poi l'uccisione a colpi di pistola sempre della figura femminile mentre sta cercando di fuggire, ma lì si ferma. Non ci sono ferite da taglio, non ci sono accanimenti sui corpi, nulla. Gli stessi investigatori, che cominciavano a rendersi conto che era una pista sbagliata quella di Francesco Vinci, addirittura in uno di questi interrogatori, non ricordo se il capitano dei carabinieri presente all'interrogatorio o lo stesso pubblico ministero, a Vinci gli pose la domanda, dice: ma allora secondo lei, ma chi potrebbe essere il mostro di Firenze se non è lei? Non esitò a dare una risposta lineare dicendo: allora, secondo me è una persona molto intelligente che si muove sul territorio a occhi chiusi, che usa un coltello, un bisturi in maniera professionale, e poi aggiunse una notazione psicologica interessante. Deve essere un uomo che ha avuto una grossa delusione dal punto di vista umano. Vinci, con il nuovo delitto consumato mentre lui è in carcere, esce di scena, ma non tramonta l'ambiente sardo legato al delitto del 1968. I carabinieri sono convinti che lì si annidi la chiave del rebus. Francesco Vinci non è il mostro di Firenze, questo è un dato certo. E allora il mostro chi è? Gli inquirenti tornano sempre a rileggere quelle carte, quelle del delitto del 1968. Le leggono minuziosamente. Quello che cominciano a comprendere è che quella notte non si è consumato un delitto passionale, un marito che uccide la moglie perché gli mette le corna. Quella notte scoprono due cose: che Stefano Mele non era assolutamente solo, che c'erano diverse persone e che quel delitto non è un semplice omicidio, ma una vera e propria esecuzione. Da una parte abbiamo gli amanti di Barbara Locci che si sentono traditi, dall'altra la famiglia Mele. Loro conoscono le abitudini di Barbara e il fatto che vada con altri uomini per loro non è importante. La cosa importante
è che negli ultimi mesi Barbara Locci ha dato dei soldi della famiglia ai suoi amanti e questo i Mele non lo possono permettere. Per questa ragione Barbara viene uccisa. Quasi tutte le persone sospettate in questa vicenda sono di origini sarde. Questo filone investigativo passerà alla cronaca come la pista sarda. Potrei nominargli Vinci Salvatore, Vinci Francesco, Muccerini Piero, Mele Stefano e Mele Giovanni, il fratello. Sulla pista del 68 bisognava battere per cercare la soluzione. Nel gennaio dell'84 l'altro colpo di scena. Questa volta sono due le persone accusate di essere il mostro. Pietro Muccerini e Giovanni Mele, fratello di Stefano, l'omicida confesso del 68. Giovanni Mele e Piero Muccerini furono tradotti in carcere, ma in realtà di elementi probatori c'era ben poco. I quotidiani locali fecero un'edizione straordinaria. Intitolarono a tutta pagina due mostri al posto di uno. Passano alcuni mesi e a Vicchio, nel luglio del 1984, una domenica sera, il mostro uccide di nuovo. Cosa avete visto? Che si è visto? Che c'era? Lo strazio. La macchina con lui dentro, senza lei. Lei era il maresciallo, cominciava una torcia a vedere, lei era un fossetto. Peggio di così penso sia impossibile. Vengono uccisi Piarontini e Claudio Stefanacci. Il mostro non si era limitato questa volta a escindere il pube, ma aveva anche proceduto all'escissione della marmella sinistra. Quando il mostro colpisce a Vicchio nel 1984, Piero Muccerini e Giovanni Mele, il fratello di Stefano, sono in carcere. Dunque neanche loro sono il mostro di Firenze. I finti mostri li hanno rimessi in libertà, ma quando finirà in carcere il vero maniaco di Firenze? A un certo punto mi ricordo che Vigna disse basta. Con questa pista sarda dobbiamo cercare da altre parti, ma gli elementi per ritenere che ci fosse qualcosa di solido in quella pista c'erano comunque, visto che la pistola era esattamente quella. C'erano ovviamente delle divergenze di opinioni fra la Procura della Repubblica, in particolare il dottor Vigna, e all'epoca si chiamava giudice istruttore dottor Rotella. Il clima che si respira in quei giorni a Firenze non è piacevole, anzi possiamo dire che c'è una tensione altissima tra la procura di Firenze e l'ufficio del giudice istruttore. Da una parte abbiamo Pierluigi Vigna, dall'altra parte abbiamo il giudice Rotella. Rotella era un gentiluomo meridionale, credo fosse di Napoli, e che si era trapiantato qui a Firenze, ma non era molto agganciato né con la stampa né con altre persone, mentre invece Vigna era, lo chiamavano il Granduca di Firenze, era famoso per la sua spavalderia. La tensione è altissima, anzi è una vera e propria guerra, perché Pierluigi Vigna e la polizia vogliono cercare altrove il mostro, mentre Mario Rotella e i carabinieri non vogliono assolutamente abbandonare la pista sarda. Rimaneva un solo personaggio, il Vinci Salvatore. Salvatore sembrava una persona per bene, tra l'altro era titolare di un'azienda pronto intervento casa. Il suo pensiero fisso era il sesso, in tutte le sue forme. Costringeva la moglie, la portava alle cascine, la costringeva ad avere rapporti sessuali con uomini occasionali per poi avere un rapporto pure lui. Salvatore era, non so se si può definire, un bisex, era ossessionato dal sesso. Gli inquirenti però non hanno in mano nulla di concreto contro Salvatore Vinci. L'unica speranza è raccogliere informazioni da Stefano Mele,
che intanto ha finito di scontare la sua pena e ha cambiato più volte versione. Ebbene, Stefano aveva le sue ragioni per depistare, nessuno l'aveva capito. Primo, la grande paura che lui nutriva per Vinci Salvatore. Secondo, la vergogna che lui aveva se si fosse saputo dei rapporti promiscui sessuali che correvano tra di loro nella loro abitazione. Lui conviveva con Salvatore, dormivano, pare, nello stesso letto. Io gli ho chiesto: Stefano, ma voi come vi coricavate nel letto, tu, la Barberina e Vinci Salvatore? La Barberina in mezzo e noi ai lati. E cosa facevate? Facevamo l'amore con Barberina. E poi? Tutto lì? No, facevamo gli incontri tra noi uomini. Una volta io facevo la donna con Salvatore, una volta la faceva lui. È il 12 giugno del 1985. Il giudice Rotella interroga nuovamente Stefano Mele. Questa volta il marito di Barbara Locci sembra proprio deciso a liberarsi la coscienza e inizia a parlare. Rotella risente Mele, il quale aveva detto: ci siamo messi d'accordo per uccidere mia moglie e il suo amante. Ci siamo messi d'accordo io, Vinci Salvatore e mio fratello Giovanni. Lui accenna anche al fatto che Salvatore è quello che aveva tratto la pistola da una borsa nera. Nello stesso verbale, a domanda risponde: Salvatore ha partecipato al delitto perché era più marito lui di me. Il cerchio si sta chiudendo intorno a Salvatore Vinci, che viene messo sotto sorveglianza. Io ho parlato di questa nostra iniziativa nei suoi confronti perché lo stavamo indagando. Alla fine gli ho detto: senti, ricordati che se si verifica un altro duplice delitto, io non vado sul posto. Vengo da te a prenderti. Era la mattina di un lunedì di settembre del 1985, quando ho deciso di andare nel bosco a cercare funghi. E da lì, quando sono passato, ho sentito questo grande ronzio di mosche. La curiosità di andare a vedere cosa c'era. Ho incontrato questo cadavere, ricoperto da dei bidoni. I corpi di un uomo e di una donna della parente età di 25 anni sono stati trovati nei boschi di San Casciano Val di Pesa, vicino Firenze. I due giovani sono stati uccisi secondo il macabro rituale che già aveva caratterizzato altri 14 omicidi. Salgono così a 16 le vittime attribuite al maniaco di Firenze. Il mostro spara. Forse Nadine muore subito, sicuramente non muore subito Jean-Michel, perché il giovane comincia a correre, però viene ripreso dall'assassino che lo finirà a colpi di coltello. Giunge presso gli uffici della Procura della Repubblica di Firenze una lettera anonima indirizzata al sostituto procuratore Silvia Della Monica. All'interno della lettera anonima viene rinvenuto un frammento di tessuto umano tratto dal seno sinistro della vittima femminile Nadine Morio. In questo delitto dei due francesi lui ha cambiato modus operandi e per la prima volta rispetto a tutti gli altri duplici delitti lui si è curato di coprire il cadavere con delle foglie. Qual era il suo obiettivo se non quello di far sì che il corpo dell'uomo venisse coperto il più tardi possibile, perché lui sapeva che io sarei andato da lui. I carabinieri sono sempre più convinti che Salvatore Vinci sia il mostro di Firenze. Tanto che dopo il delitto del 1985, quello
dove vengono uccisi due francesi, la prima cosa che fanno, vanno a casa sua, lo prendono, se lo portano in caserma e gli chiedono dov'era, se aveva un alibi. E lui un alibi ce l'ha. Dice che ha lavorato e che poi è stato tutta la sera a casa di un suo carissimo amico, dove c'era anche la moglie e la figlia. Non è a prova di bomba. E bisogna anche ricordare un particolare, che i rapporti che c'erano tra Salvatore Vinci e questa persona che gli dà l'alibi erano dei rapporti, diciamo così, molto particolari. Dopo l'omicidio dei due francesi, lui è venuto in ufficio perché è invitato per un incombenza burocratico. Io, alla vista di Vinci, sono entrato, mi sono seduto di fronte e gli ho chiesto: Salvatore, ti faccio una sola domanda. Secondo te, della pistola, che cosa ne ha fatta? Risposta secca, immediata. L'ha conservata bene. E poi aggiunge: se non c'è errore, non può esserci rischio. Detto con un atteggiamento quasi di sfida nei miei confronti. I carabinieri quella sfida la raccolgono. Salvatore Vinci forse un errore lo aveva commesso. Tanti anni prima, nel 1960, era morta sua moglie e quella morte era passata per un suicidio. I carabinieri tornano su quel caso e scoprono che tante cose su quel suicidio non tornavano. A quel punto Salvatore finisce in carcere ed è in attesa del processo. Dopo Scopeti comincia anche a farsi più consistente la spaccatura fra inquirenti. La pressione nei confronti di Mario Rotella di abbandonare la pista dei Sardi era notevole. A un certo punto Rotella disse: aspettiamo la conclusione del procedimento contro Salvatore Vinci che c'è in Sardegna, perché con l'acquisizione ci potrebbe dare degli elementi che finalmente tolgono dubbi a qualcuno. Mario Rotella è quasi certo che Salvatore Vinci verrà condannato per aver ucciso sua moglie, e quella condanna è importante per Rotella perché andrebbe a spianare la strada per ben più grave, quella di essere il mostro di Firenze. Perché Stefano Mele gli ha detto che Salvatore Vinci aveva ucciso Barbara Locci e il suo amante Antonio Lo Bianco. Questo processo si concluse non come sperava Rotella, ma si concluse in maniera, o con l'assoluzione, senza le conclusioni, credo, del pubblico ministero. Il 13 dicembre 1989, quella lunga e dettagliata accusa che Mario Rotella aveva preparato per rinviare a giudizio Salvatore Vinci si trasforma inspiegabilmente in una sentenza ordinanza di non luogo a procedere nei confronti di Salvatore Vinci e di tutti gli altri imputati del gruppo dei Sardi. Una sentenza suicida, perché va per tre quarti di motivazione, va nel senso che sono responsabili i Sardi, e poi alla fine conclude lo scioglimento. Si può spiegare solo per una ragione, perché con il proscioglimento in fase istruttoria la vicenda può essere sempre riaperta e aprire la strada per un giudizio, sia pure tardivo. Nel frattempo Salvatore Vinci ha lasciato l'Italia, portandosi appresso la risposta a tante domande. Nessuno lo rivedrà più. A seguito della sua assoluzione è sparito dalla circolazione. Io ho detto sempre che omicidi di quel tipo non se ne sarebbero verificati più. La sentenza del giudice Rotella rappresenta di fatto la pietra tombale sulla pista sarda. Il procuratore di Firenze, Pierluigi Vigna, intanto si è già cominciato a muovere, istituendo nel 1986 la cosiddetta squadra antimostro, la SAM, e a dirigerla viene chiamato un poliziotto di grande esperienza, Ruggero Perugini. Il computer non è l'investigatore, è uno degli strumenti posti a disposizione dell'investigatore per questa inchiesta.
Perugini ha cercato di portare qualche metodo dell'FBI in questa indagine. Nell'agosto del 1989 viene chiesto e ottenuto un parere dal FBI che fornisce un profilo sul probabile assassino. Vengono definite caratteristiche compatibili con una persona iposessuale o addirittura impotente. Che doveva essere un assassino unico e anche con una certa cultura, di una certa classe sociale. La mia opinione è che esiste un solo movente, che è quello maniacale. Cioè l'assassino ogni volta prende e trascina il corpo della ragazza a distanza di alcuni metri da dove l'ha uccisa. Questa è la firma del delitto, riprendersi una donna a un altro uomo per riprendersi una donna che gli è stata tolta con la forza. Non si capirebbe altrimenti perché debbano aggredire una coppia e non una donna sola. Questo assassino ha bisogno della presenza di un rivale. Dal 1985 il mostro non ha più colpito. E la Sam lavora in silenzio sino al 4 febbraio 1992, quando Ruggero Perugini lancia in TV un memorabile appello. Io non so perché, ma ho la sensazione che tu in questo momento mi stia guardando. E allora ascolta. La gente qui ti chiama mostro, maniaco, belva. Ma in questi anni credo di aver imparato a conoscerti, forse anche a capirti. E so che tu sei soltanto il povero schiavo, in realtà, di un incubo di tanti anni fa che ti domina. Tu sai come, quando e dove trovarmi. Io aspetterò. Quale sia la persona a cui si sta rivolgendo Ruggero Perugini si capisce solo due mesi dopo, quando viene effettuata una maxi perquisizione a casa di un contadino di Mercatale. Si chiama Pietro Pacciani, detto il Vampa, per il suo carattere focoso. Aprile 92, a Mercatale Val di Pesa, dove Pacciani vive dal 73, inizia la più spettacolare e lunga perquisizione mai ordinata in Italia. La squadra antimostro usa il metal detector, scava nell'orto e trova una cartuccia dello stesso calibro di quelle sparate dalla pistola del maniaco. Pietro Pacciani si arrabbia per i danni. Quando io quelle radici tremavo, io dalla rabbia mi sentivo male. Io, Dio, ma è una bellezza. Che uno fa? Un po' di terreno bruco, che era la bellezza di uno, ci stai, ci doveva vivere. Le indagini si concentrarono su Pacciani anche in seguito ad un anonimo che fu riletto attentamente e che lo indicava come il possibile assassino dopo il delitto dell'85, pochi giorni dopo. Ci si ritrova a Firenze, tutti hanno paura, tutti aspettano, il mondo guarda e salta fuori questo benedetto Pacciani. E che cosa c'era contro Pacciani? Una lettera anonima. Lui aveva commesso un omicidio estremamente feroce. Preso la fidanzata Miranda Bugli con un cenciaiolo di rostolena in atteggiamento intimo. Pacciani gli si è avventato contro e l'ha ucciso con 20 colpi di arma bianca, ma anche con un oggetto contundente. Mentre giunge sul luogo in cui avviene l'omicidio, nota che Miranda Bugli, almeno questo raccontano alcuni atti, avesse scoperto il seno sinistro, e questo fa pensare che possa essere un elemento che poi dopo ritroviamo negli omicidi del mostro di Firenze. Io ero geloso, gli volevo bene a questa donna, lei la cominciò a dirmi: guarda, mi ha preso per forza, piccialo, andai per tirargli due pugni io.
E questo gli era un pezzo d'omo più grosso di me, e mi agguantò per il collo, mi stava strozzando. E io fruga fruga trovavo il coltello in tasca e tutti i contadini si porta per le piante. E ci diventa quel maledetto coltello, se non l'avevo non era successo nulla. E da quella porta un po' non riportavo in tasca più nemmeno un chiodo io, l'ho maledetto tante volte. Mi ebbe a difendere, se no morivo io. Io ho avuto occasione di conoscere Pacciani. Quando ho provato a intervistarlo, era agli arresti domiciliari a Mercatale, mi sono avvicinato a casa sua e quando mi ha visto la parola più gentile che mi ha rivolto è stata bucaiolo, e poi ha preso una cosa in mano e mi ha detto: se non te ne vai via ti tiro. Pacciani era un tipino particolare, mi verrebbe da definirlo una specie di Bertoldo del crimine. Un'intelligenza sopraffina, unita a una violenza, a una perversione, a un lato oscuro, veramente, veramente molto profondi. Pacciani è un porcaccione di campagna. Il fatto che Pacciani fu condannato anche non solo per l'omicidio in danno di Bonini, ma anche per la violenza sessuale in danno delle figlie, ha portato gli inquirenti a credere che era la persona che poteva meglio di ogni altra rientrare in quella che era l'ipotesi del mostro. Ma c'è un abisso. E l'abisso è costituito proprio dalla dimensione della sessualità. La dimensione della sessualità di Pacciani è una dimensione assolutamente irruente, una dimensione prorompente. Se Pacciani fosse stato realmente il mostro di Firenze, certamente non si sarebbe fatto mancare l'occasione di poter prima praticare degli abusi di tipo sessuale sulle vittime e poi dopo metterle a morte. Ricordo che io mi trovavo nel fondo dell'orto dove dove si svolgevano in quel momento le ricerche, e di uno scintillio vedemmo che era effettivamente un proiettile, e che era un proiettile calibro 22. Ripulimmo con molta cautela il fondello di questa cartuccia e vedemmo che c'era la lettera H. Oggi su quella cartuccia è stato aperto un fascicolo per depistaggio, una perizia disposta nell'ambito dell'ultima indagine che ha riesaminato tutti i reperti balistici dell'inchiesta stabilisce che quei segni sarebbero stati artefatti. Questo significa che all'epoca c'era stata la necessità di mettere un carico sulle accuse verso Pacciani. Chi l'ha conosciuto, come dire, personalmente come me, l'ha conosciuto nella vita di tutti i giorni, si rendeva conto che era un personaggio molto sporco dal punto di vista anche fisico, cioè non era un personaggio, lui qualsiasi cosa toccava lasciava impronte da tutte le parti, quindi immaginate se lui avesse avuto capacità di fare un delitto, anzi quei delitti lì, quella ripetizione di più delitti, e non lasciare neanche un minimo di traccia di impronta, avrebbe lasciato di sé qualsiasi cosa. Al momento della perquisizione Pacciani è ancora a piede libero. Di lì a poco però verrà emessa una misura di custodia cautelare e si arriva al processo che inizia nella primavera del 1994 con Pacciani detenuto. Il processo di primo grado a Pacciani fu seguitissimo. C'era l'aula bunker di Santa Verdiana, che è molto molto grande, era completamente piena. C'erano colpevolisti e innocentisti. È un grande simulatore. Le prove non mi sembra che siano poi così schiaccianti. Ma io dico non è mai. È stato permesso che il processo di primo grado si svolgesse sulla personalità di Pacciani, non sulla ricerca degli indizi, degli elementi indiziari, del collegamento tra di loro. Cioè, non c'era niente di tutto questo. Il processo era segnato, questo io lo devo riconoscere, era segnato dalla persona di Pacciani, che era veramente, a suo modo, un mostro. Ma forse non era il mostro, chi lo sa. Comunque era uno che aveva violentato le figlie, che dava alle figlie da mangiare il pastone dei cani.
il mangiare dei cani a chi lo dava? A noi. A voi della famiglia? Sento una cosa, il cane come lo trattava? Lo picchiava con... sì, con due bastoni. Cioè, come ci trattava noi. Ecco, era questo. Come ci trattavano? Ma vi picchiava anche per altri motivi più specifici, quotidiani o periodici? Anche quando non si voleva andare a letto con lui. Quando ha cominciato? Che età aveva lei? 11-12 anni. Gli unici elementi che l'accusa ha in mano per condannare Pietro Pacciani sono il proiettile trovato nell'orto e gli oggetti rinvenuti nel corso della maxi perquisizione a casa sua. Vennero trovati anche un blocco da disegno di una marca tedesca, Schizenbrunnen, e un portasapone. Secondo gli inquirenti poteva essere materiale appartenuto ai due giovani tedeschi vittime del 1983 a Giugoli. Io vorrei mostrargli due blocchi. Vuol vedere se sono questi blocchi qua? Ja, die habe ich bei meinem Bruder gesehen und das sind auch die, die mir auch gezeigt wurden. Ich habe visto questi blocchi da mio fratello e sono questi stessi blocchi che mi sono stati esibiti. Lui riferì che li aveva trovati in una discarica vicino a casa. Può darsi che Pacciani abbia davvero trovato i block notice in questa discarica, perché appunto lui andava a frugare dappertutto, dove c'era roba da prendere, la prendeva, la portava a casa, magari poi la buttava via, però la doveva portare a casa, quasi una mania. Se la personalità di Pacciani incute timore, non si può dire la stessa cosa del gruppo di guardoni con cui divide le sue giornate. E quando viene convocato Mario Vanni, inaspettatamente in quell'aula bunker, dove sono puntati gli occhi del mondo intero, l'atmosfera cambia all'improvviso. Che lavoro fa lei? O io sono stato a fare delle merende con i Pacciani. No, scusi, un attimo. No. Allora, vedo che qualcuno le ha già detto cosa deve dire. E beh, questi testimoni venivano presi in giro. E insomma, voglio dire, la difesa non deve permettere questo. Quindi io dissi, questo è un processo farsa. Quando andai a trovare in carcere Pacciani, io gli dissi, guardi, lei non deve venire al processo, perché lei ha una parte di responsabilità in quanto ha trasformato questo processo in una farsa. E nelle farse i processi si fanno contro l'imputato. Pacciani fece di tutto per sottolineare la sua problematicità, faceva delle sceneggiate da attore navigato. Io sono innocente come Dio sulla croce, credetemi, verrà fuori, lo prego notte e giorno, guardi, faccia scoprire la verità. E questo Gesù è mio fratello, io ho voluto bene a tutti. Non ho fatto questo male io. Un contadino che va a lavorare la terra, non ha il tempo nemmeno di legarsi le scarpe. Che devo fare? In nome del popolo italiano, la Corte d'Assise di primo grado di Firenze, sezione prima, dichiara Pacciani Pietro colpevole dei delitti a lui ascritti, come in imputazione, ad eccezione di quelli di omicidio e di porto d'arma comune a sparo, relativi all'omicidio in danno di Lo Bianco Antonio e di Locci Barbara. E lo condanna alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per la durata di anni 3, al pagamento delle spese processuali di custodia cautelare. L'udienza è tolta. Dopo la condanna, la gente comincia a chiedersi: ma il mostro è davvero lui? Pacciani è semplicemente un mostro? O è il mostro? Il vento a Firenze e anche nel resto d'Italia comincia a cambiare. Vigna era un sottile giurista, intelligente fino al cinismo, e capì che quella sentenza non avrebbe retto. Ma lui nel frattempo cosa aveva fatto? Il 15 ottobre del 95 aveva chiamato
a Firenze a dirigere la squadra mobile di Firenze Michele Giuttari, che era considerato all'epoca uno dei primi 5 investigatori italiani, ma era un suo investigatore di fiducia con cui aveva fatto tante operazioni contro la criminalità organizzata. L'indagine di Giuttari parte da quello che il giudice Ognibene aveva scritto nelle motivazioni della sentenza, dove apriva alla possibilità che Pacciani avesse avuto dei complici e che quindi non avrebbe agito da solo. Il primo lavoro che mi viene affidato è proprio questo, quello di rileggere tutte le carte, analizzare nuovamente il tutto per vedere se in quelle carte ci fossero stati degli spunti che andavano nella direzione che in sentenza aveva tracciato la Corte d'Assise. Anche il fatto che Vigna mi chiama Giuttari e gli dica rileggi tutto e partiamo da zero è una cosa abbastanza anomala. Cioè dire a 10 persone voi non dovete fare altro che trovare il mostro, secondo me è di una pericolosità notevole, perché io devo fare qualche cosa e quindi è facile diventare disinvolti. Al tempo stesso però c'è il processo d'appello che incombe. Quando venni nominato dal procuratore generale perché fossi il PM di udienza, passai un anno e mezzo a leggere gli atti, e più leggevo gli atti e più mi chiedevo ma come farò a chiedere la conferma della condanna, perché la condanna era all'ergastolo. Si vide fin dall'inizio che il processo in assise d'appello si sarebbe messo male per la procura di Firenze. Nel 1995, per il processo d'appello contro Pietro Pacciani, venni contattato dalla difesa storica fiorentina, avvocati Bevacqua, avvocato Fioravanti, per supportare il gruppo di difesa per quanto riguardasse la mia competenza specifica nel campo armiero. L'oggetto su cui vennero fatti approfondimenti era la cartuccia trovata nell'orto di Pacciani durante la grande perquisizione del 1992. Su questa cartuccia erano presenti delle tracce che non erano state descritte nel corso del processo di primo grado, e ciò convinse la stessa accusa di chiedere alla Corte o una nuova perizia balistica su questa cartuccia o in via subordinata l'assoluzione dell'imputato. Quello che era stato acquisito ed era stato ritenuto nella sentenza di primo grado erano sospetti messi in fila. Io tant'è vero che dissi, guardate che l'indizio è una cosa seria. Tirai fuori quella cosa che per qualche tempo piacque anche a Montanelli, mezzo indizio più mezzo indizio non fa un indizio ma fa zero indizi. La sentenza è attesa per il 13 febbraio 1996, ma proprio il giorno prima il lavoro della Procura di Firenze dà inaspettatamente i suoi frutti. Finale a sorpresa per una giornata convulsa cominciata nel cuore della notte con l'arresto di Mario Vanni, ex postino e compagno di merende. Il tempismo è abbastanza illuminante. Finisce la storia di Pacciani e si tira fuori Vanni. L'arresto di Mario Vanni è accompagnato da un'ordinanza in cui si segnala l'esistenza di 4 nuovi testimoni di accusa. In questa ordinanza si fa menzione questi 4 testi, alfa, beta, gamma, delta. Segnalo che alfa, beta, secondo la motivazione, sarebbero stati presenti nel 1985 verso mezzanotte, quando i 2 ragazzi francesi sarebbero stati uccisi. Comunque noi non possiamo sentire alfa, beta, eh? Alfa, beta non lo possiamo sentire. No, alfa, beta non si può sentire, difatti mi hanno assicurato che... Ma non siamo ancora nel campo dell'algebra. Certo. Il mio imbarazzo era notevole, anche perché, e ci tengo a sottolinearlo,
questi atti che dovevo, alfa, beta, gamma, delta, che dovevo produrre in corte d'assise, si riferivano ad acquisizioni e a verbali di cui io non sapevo assolutamente nulla e che non erano tutte del giorno, di quel giorno o del giorno prima, ma che stavano facendo indagini senza dire nulla al pubblico ministero d'udienza, cioè a me. Il procuratore generale Toni chiede che questi quattro testimoni chiave, secondo la procura, possano essere sentiti. Il giudice Ferri non ne vuole sapere. In nome del popolo italiano, la Corte d'Assise d'Appello di Firenze, sezione seconda, visti gli articoli 605 e 530 Codice di procedura penale, assolve Pacciani da tutte le imputazioni per le quali ha riportato... No, signori! Signori, per favore, silenzio! Il dottor Ferri decide autonomamente di andare in pensione e ritiene di scrivere e poi di pubblicare un libro che si chiama Caso Pacciani, in cui spiega punto per punto perché lui e la Corte d'Assise d'Appello hanno ritenuto che gli elementi a carico del Pacciani fossero nulla. Questo ha portato il dottor Ferri a un grosso travaglio personale, morale. Cioè l'ha portato a ritenere che ci fosse già allora uno strapotere della pubblica accusa. Ora che Pacciani è libero, il mostro chiuso dietro le sbarre è Mario Vanni, il compagno di merende dall'aria innocua. Mario Vanni era il postino del paese, San Casciano, e anche un po' una macchietta. Era soprannominato Torsolo, perché della mela era l'unica cosa che si butta via. Una persona da nulla, ecco, Torsolo in questo senso. Era una persona onesta. Ovviamente non era Pico della Mirandola, era un poveraccio che spevazzava piuttosto forte, Le sue frequentazioni con prostitute sono un altro degli elementi quasi tragicamente comici dei processi. Sono sicuro che una volta Mario mi disse che Pacciani gli voleva caricare la moglie. Io gli dissi, oh Mario, è la donna da te, figuriamoci se... Anzi, questo è vero o non è vero? Di lui si diceva che si facesse tutte le contadine della zona. Altri obiettavano in diretta che non era possibile perché aveva problemi erettili, era impotente, si diceva. E per questa ragione aveva questa passione, questa collezione di falli finti e di vibratori. Una volta, mentre era su un autobus di linea, vestito da postino con la borsa con le lettere, gliene cadde uno, proprio dalla borsa delle lettere, elettrico, che cadendo per terra si mise in moto e cominciò a passeggiare lungo il corridoio dell'autobus di linea tra l'ilarità generale. Vanni si raccomanda alla Luisa, Luisa non mi mandare a Firenze. Beveva, lui ha buttato la moglie giù per le scale quando era incinta. Vanni è un personaggio assolutamente pericoloso. Un carattere che si intravide anche in un momento del processo a suo carico, un momento in cui insomma ormai era avanti con l'età e non c'era più neanche troppo con la testa. Alfa si chiama Ferdinando Pucci, ha 65 anni, è oligofrenico, cioè affetto da un ritardo mentale. Questo stato viene ufficializzato da una pensione di invalidità che percepisce. Beta è Giancarlo Lotti, orfano, alcolizzato e ai limiti della demenza, del ritardo mentale. Perché non ti conosco perché ti conosco da tanto. Gamma è una donna, si chiama Gabriella Gribelli, è una prostituta, anche lei alcolizzata. Io sono andata sulla strada con una vergogna, io cominciai allora a bere. E Delta è Norberto Galli, è protettore di un'altra prostituta
che si chiama Filippa Nicoletti. Bene, questa Corte dei Miracoli è l'artiglieria pesante con cui la procura vuole ribaltare le sorti del processo. Abbiamo avuto un testimone oculare presente all'ultimo duplice omicidio. Mi ha detto questo dottore andava da Mercatale, da Pietro, per prendere questa roba delle donne. Avevano un accordo loro tre di consegnare i reperti e scissi a un dottore. L'ozio mitomane. Da Perugia mi avevano telefonato dicendomi: guarda che il mostro di Firenze è qua a Perugia. La morte di Francesco Narducci si è trasformata in un vero e proprio giallo. Abbiamo avuto un testimone oculare presente all'ultimo duplice omicidio, ha visto come si sono svolti i fatti e li ha raccontati. Li ha raccontati fornendo degli elementi che non erano noti e che solo effettivamente chi era presente sul posto avrebbe potuto conoscere. Il grande accusatore di Vanni e Pacciani è il test beta Giancarlo Lotti. Michele Giutteri arriva a Giancarlo Lotti attraverso Gabriella Ghiribelli, teste gamma, che proprio durante un'intercettazione telefonica con Giancarlo Lotti racconta: io ho visto la tua 128 rossa davanti a tre dei posti dove sono avvenuti i delitti. E per questo poi Michele Giutteri va a prendere Lotti. Giancarlo Lotti, detto Katanga, personaggio che è stato decisivo nei processi ai compagni di merende, sicuramente con dei grossi problemi mentali, si è autoaccusato. Ha detto che fu lui a sparare a Giogoli, ha raccontato tutta una serie di cose sulla banda. Lotti è un mitomane, è il classico mitomane, una persona che, attirata dentro un'indagine, prende la palla al balzo per autoincensarsi e si presenta l'occasione di diventare un personaggio importante e lui la coglie tutto contento. Non ha due neuroni per giocare a scopa. Non posso venire a dire una cosa, il bello è scritto. Un tonterellone puro. Cioè, no, mi ricordo che in paese, dopo essere andati a cena, lo mandavano al campo sportivo a vedere marziani, campava facendo lavoretti saltuari. Lotti viene considerato così importante da essere ammesso al programma previsto per i collaboratori di giustizia, una situazione non facile da gestire anche per i suoi avvocati. Ricordo che era una persona molto semplice, aveva una vita complicata, non aveva casa, non aveva lavoro. Il rapporto con lui non è stato facile perché evidentemente come collaboratore di giustizia aveva avuto un appartamento messo a sua disposizione, veniva portato in giro in macchina, veniva portato al ristorante, cioè sostanzialmente aveva un rapporto fiduciario molto più con le persone che le stavano intorno come operatori di giustizia, come polizia giudiziaria, come personale della questura, che non con il suo difensore. In ordine all'interrogatorio, soprattutto all'ultimo, ci tengo a dire che nessuno leggeva niente. Non è che venissero riportate dichiarazioni scritte del Lotti. Veniva ricordato a Lotti, da chi lo seguiva e da chi stava facendo le indagini in quel momento, che in precedenti colloqui tenuti senza l'assistenza del difensore aveva fatto tutta una serie di dichiarazioni. Dichiarazioni che poi venivano in qualche modo contestate a Lotti, che annuiva. Il contenuto dell'interrogatorio era questo. Mi sembrava una modalità di interrogatorio quantomeno discutibile, o che perlomeno non garantiva al difensore tutta la piena consapevolezza di quello che Lotti stava dicendo.
queste difficoltà mi hanno poi indotto a chiedere di essere sostituito. Dopo la rinuncia dell'avvocato Pinucci, subentra nella difesa di Lotti l'avvocato Falciani. Per lui la difficoltà principale sono le fughe di notizie. Anche se gli interrogatori più importanti di Lotti sono secretati, la stampa è sempre ben informata. Io ricevo una telefonata della stampa sul fatto che comunque Lotti aveva in sostanza confessato l'omicidio dei ragazzi tedeschi. Dissi, ma non mi risulta assolutamente. Mi fanno presente che sono in possesso, non so se del verbale o quantomeno di alcuni stralci, dove risultava che il Lotti aveva dichiarato di aver sparato. Presi la mia decisione rinunciando all'incarico. Io poi questi stralci di verbale non so da quale parte del mondo siano usciti, ma questi sono i famosi segreti di Pulcinella. Dico, siamo ad un interrogatorio, c'è un procuratore della Repubblica, un sostituto, quelli della scorta. Non è che ci sia da attivare indagini particolari per capire se questi verbali li ha forniti il giornalaio piuttosto che il barista. Cioè, il giro termina lì. Nel frattempo, la Procura di Firenze mette a segno un altro punto importante. La Cassazione annullò l'assoluzione pronunciata in appello nei confronti di Pietro Pacciani, ordinando un nuovo processo. Un nuovo processo però che non è ancora stato fissato quando nel febbraio del 1998 Pacciani viene trovato morto nella sua casa. Che Pacciani fosse malato lo sapevano tutti, era malato di cuore. Però fin dall'inizio qualche dubbio sulla sua morte venne, in particolare alla polizia, a Giuttari. Sono convinto che sia stato ucciso perché aveva il fiato addosso da troppo tempo. Ho sentito dire spesso che Pacciani probabilmente negli ultimi anni e negli ultimi mesi di vita non voleva pagare per tutti e che quindi probabilmente avrebbe avuto una nuova verità da rivelare. Sinceramente, durante tutto il periodo in cui Pietro Pacciani è stato sotto inchiesta, è stato sotto i riflettori della stampa, non gli sono affatto mancate le occasioni per poter raccontare la sua verità dei fatti. Pertanto il fatto che nell'ultimo mese di vita potesse non aver raccontato la verità pare abbastanza improbabile, se non inverosimile. Intanto il processo ai compagni di merende, che si tiene davanti alla Corte di Assise di Firenze, va avanti. L'imputato principale è Mario Vanni, mentre Lotti ricopre la doppia funzione di testimone e accusato. Il Vanni c'era? Sì. E da che parte stava? Della parte di là. Poi quando hanno visto che erano due uomini, dopo hanno aperto lo sportello. Le dichiarazioni di Lotti spalancarono le porte a delle condanne, nonostante Vanni si sia sempre detto innocente ed estraneo. Riguardo ai mostri di Firenze, io non so nulla a che vedere, sono innocente. Lei mi creda, signor Presidente, questa è la verità. Le dichiarazioni di Lotti sono state discutibili sotto certi profili. Alcuni suoi ricordi confliggevano con risultati, per esempio, delle autopsie o con lo stato dei luoghi. E tuttavia la sostanza delle sue dichiarazioni è stata ritenuta fondata dai giudici sia di primo grado che d'appello. A livello investigativo neanche le sentenze dei compagni di merende completano il quadro. Anche tra gli inquirenti c'è la convinzione che questi tre esecutori materiali non potessero essere al tempo stesso sommamente esecutori di tutto questo. Ad un certo punto, durante il programma di protezione, Lotti finalmente mangia, beve, e dorme tranquillo a spese nostre. E tra tante cose che dice, ne dice una che il dottor Giuttari ritiene giusta e che alla base
vera della vera indagine sui mostri di Firenze. Cioè dice che avevano un accordo loro tre di consegnare i reperti e scissi durante i delitti a un dottore, lui lo chiama dottore. Ho detto che questo dottore andava da Mercatale, da Piero, per prendere questa roba delle donne, ma... E gli dava qualcosa in cambio? Dice che ne pagava, poi io... Gliene? So, dice che ne pagava questa roba qui. Poi io... Pagava nel senso dava i soldi? Sì. Katanga raccontò, noi si faceva i lavoretti per quel dottore. Cioè, i lavoretti che cosa consisteva? Si andava a vedere le coppiette e poi qualcuno tagliava e l'altro uccideva e poi recuperavano questo materiale. E che questi reperti venivano conservati in dei contenitori trasparenti con del liquido e interrati in zone convenute dove poi dopo questo dottore passava e le ritirava. Stando alla versione di Lotti, i delitti del mostro non sarebbero maniacali, bensì semplicemente omicidi su commissione. Michele Giuttari scrive che fu questa rivelazione di Lotti a mettergli una pulce nell'orecchio e a fargli indagare sul patrimonio dei Pacciani. Il totale quantificato dagli investigatori a metà anni 90 si aggirava intorno al miliardo di lire. E questi movimenti sono avvenuti tra l'81, poco prima che iniziasse il primo duplice omicidio, e il gennaio dell'86, quindi qualche mese dopo che si è verificato l'ultimo duplice omicidio. Se si va a vedere, questa correlazione non esiste. Ne dico soltanto una. Pacciani comprò la sua prima casa nel 79 e nel 79 non c'era stata nessuna escissione. Allora, questi soldi, chi gliel'aveva dati? Era un anticipo della setta per la futura escissione? Evidentemente li aveva tirati su risparmiando duramente. Pacciani si inalberava quando si parlava della storia dei soldi, perché dicevano che avevano trovato il tesoro di Pacciani. In realtà, dice, erano pochi risparmi. Ci ha comprato delle case, ma in realtà lui questi soldi li aveva ottenuti attraverso che cosa? Aveva incamerato i soldi del padre, aveva incamerato i soldi della madre, aveva incamerato i soldi anche di Angiolina, aveva incamerato i soldi anche delle figlie, credo le pensioni, roba del genere, aveva messo tutto insieme questi soldi, li aveva investiti in buoni postali. Questi buoni postali, diceva lui, rinterzano. Quindi in realtà si moltiplicavano, lui non spendeva niente, lo lasciava lì e questi soldi sono moltiplicati e questo è documentato ed è accertabile da chiunque. Ma come fa a avere tutti i soldi Pacciani? Pacciani era un avaro spaventoso che non spendeva nulla. Michele Giuttari pensa invece che quei soldi Pacciani li ha accumulati perché avrebbe venduto i feticci a qualcuno. Secondo la testimonianza di Lotti, questo qualcuno sarebbe stato un dottore. Gli inquirenti pensarono di trovare il dottore nel dottor Francesco Calamandrei, ex farmacista di San Casciano, che già nel 1988 era stato accusato dalla moglie, Mariella Ciulli, di essere il mostro di Firenze. La moglie Ciulli era una persona che tutti quanti davano per paranoide e non degna di minima credibilità. Ciulli era andata dai carabinieri dicendo: guardate, voi dovete fare delle indagini perché questi delitti del mostro sono opera di mio marito e del dottor Vigna, che sono amici, per far capire qual era il livello di credibilità di questa donna. C'è una perizia del dottor Traverso decisamente risolutiva, infatti riporta: dal punto di vista psicopatologico la Ciulli è affetta da lunga data da una sindrome delirante e allucinatoria cronica. Dietro a questa accusa c'è la mia mamma, che è gravemente malata, cioè, e quindi forse noi abbiamo due sofferenze,
Secondo l'ipotesi accusatoria, Francesco Calamandrei sarebbe stato il trade union fra la manovalanza, quindi Pacciani, Vanni e Lotti, e i cosiddetti mandanti gaudenti. Il dottor Calamandrei, il 21 maggio 2008, è stato assolto perché il fatto non sussiste. Non solo, la sentenza non è mai stata appellata dalla procura. Siamo anestesizzati. Poi, mano a mano che questo dolore scenderà, allora comincerò a piangere. Chi sta cercando i membri di questo clan diabolico, però non intende fermarsi. D'altra parte, gli stessi magistrati che avevano condannato i compagni di merende prevedevano necessariamente la presenza di un secondo livello, perché i profili psicologici di Vanni, Lotti e Pacciani non avrebbero potuto partorire quei delitti. Ci si chiede, ma com'è possibile che insieme ai compagni di merende, Pacciani, Vanni e Lotti, ci fossero personaggi di un certo livello? Beh, è molto semplice la risposta. Era un'organizzazione. Di questa organizzazione, per chi indaga, farebbe parte anche un medico perugino. L'inchiesta sul suo conto nasce da presupposti alquanto inconsueti. Io personalmente andai nel 1990 a Perugia, mandato dal mio direttore, perché da Perugia mi avevano telefonato dicendomi: guarda che il mostro di Firenze è qua a Perugia. La fonte da cui è nata questa indagine, forse è triste dirlo, da chiacchiere di paese. Ovviamente non scrissi niente, perché non è che avessi una prova. Riferii questa mia trasferta perugina a dottor Giuttari quando lo conobbi, e lui poi dopo ne prese atto e credo che partì anche dalla mia segnalazione. Francesco Narducci era un noto gastroenterologo perugino scomparso l'8 ottobre del 1985. Quel giorno aveva raggiunto la darsena di San Feliciano sul lago Trasimeno e a bordo della sua imbarcazione si era diretto verso l'isola Polvese. Di lui si erano perse le tracce. 5 giorni dopo, il suo corpo veniva rinvenuto nelle acque del lago. La morte di Francesco Narducci, a molti anni dalla sua scomparsa, si è trasformata in un vero e proprio giallo. I quesiti che gli inquirenti si stanno ponendo sono fondamentalmente due. L'uomo ripescato nel lago era Francesco Narducci oppure qualcun altro? Narducci era stato ucciso o era morto per una disgrazia o per suicidio? Per Mignini e Giuttari, Francesco Narducci sarebbe stato ucciso. Perché era uno dei mandanti del mostro e era stato ucciso dagli altri mandanti del mostro, ma siccome non volevano farlo sapere, l'avrebbero ammazzato, però simulando un annegamento e quindi procurandosi un altro cadavere che avrebbero spacciato per quello del Narducci, ma che invece non era il Narducci, ma era un altro. Da questo momento comincia, tra le due parti, l'accusa e la difesa, una guerra fatta da perizie. Le perizie per stabilire l'altezza del cadavere vengono effettuate sulle fotografie scattate il giorno del ritrovamento, calcolando le distanze attraverso la lunghezza delle mattonelle del pontile di Sant'Arcangelo, dove il corpo dell'uomo era stato adagiato. La perizia della procura arriva ad una conclusione. Quel corpo è lungo 1,60 m, mentre Francesco Narducci era alto 1,80 m. Una controperizia della difesa dice che non è così. Il cadavere che risultava raffigurato nella immagine fotografica era un cadavere che aveva un'altezza di circa 1,80 m, 1,81 m, che era corrispondente a quella di Francesco Narducci. La perizia dell'accusa dice che Francesco Narducci è stato strangolato e lo dimostrerebbe la frattura dell'osso ioide. Per la difesa, quella frattura sarebbe stata causata
non dallo strangolamento, dallo strozzamento, ma da altri eventi. Il dato che vorrei ricordare è praticamente il clima di caccia alle streghe che durante quegli anni si respirava a Perugia. A distanza di oltre 15 anni dalla morte di Narducci, il pubblico ministero Giuliano Mignini richiede l'estumulazione del cadavere. L'apertura di quella bara è accompagnata da grandi aspettative. Quando hanno aperto la bara, o non c'era, era questa la testa di Pia, probabilmente non c'era, che era tutta una finzione. Se c'era, era, diciamo così, un corpo, non era lui. Se fosse stato lui, sicuramente avrebbe avuto delle fratture, delle lesioni che dimostravano in maniera chiara che lui era stato oggetto di una violenza. L'esame del DNA conferma che il corpo nella bara è quello di Francesco Narducci. Ma per quale ragione il PM aveva deciso di aprire quella tomba? A convincerlo erano state alcune telefonate anonime dove si parlava di sette sataniche, di morti violente, di Narducci e di Pacciani e delle informazioni che Mignini aveva avuto da una giornalista, Gabriella Carlizzi, che segnalò la presenza a Perugia di logge massoniche potentissime e segrete. E fu lei per prima ad ipotizzare che il corpo ripescato nel lago Trasimeno non fosse quello del medico perugino. La Carlizzi ha detto la sua nella morte di Diana, nella morte di tutti, del principe, del Catà, di tutte le persone più importanti, arrivava lei che dava la sua versione. Manifestamente, per una persona di media esperienza come me, manifestamente era una mitomane. Era una che aveva detto che i feticci servivano per metterli nel letto del Papa. Quando viene riaperta la bara di Narducci, i periti della procura si rendono conto che c'è un panno all'altezza del ventre di questo cadavere. Mignini a quel punto coinvolge uno dei massimi esperti di esoterismo che abbiamo in Italia, si chiama Massimo Introvigne, il quale effettua una perizia e dice: il panno rinvenuto sul corpo di Francesco Narducci sarebbe espressione di una ritualità arcaicizzante con riferimenti egiziani tipica di ambienti massonici e avrebbe un significato punitivo, cioè farebbe riferimento ad una persona che è regredita, ovvero a una persona che avrebbe anche tradito. Parlando con il padre, in attesa che arrivassero i vestiti da Perugia, l'aveva messo sul lettino tutto nudo e per una questione che penso farebbe chiunque, aveva preso un asciugamanino del bagno e gliel'aveva messo qua all'altezza della pancia. Per l'asciugamanino è rimasto sotto quando lo hanno vestito, gliel'ha lasciato sotto come se fossero delle mutande. Questo, con gli anni, 10 anni, schiacciandole, ha creato questa trama. Quindi io non solo gli ho dato questa spiegazione, ma gli ho ritrovato anche l'asciugamano, che faceva parte di un set di 6 asciugamani, ne mancava uno, ma era proprio quello. L'indagine per la morte di Francesco Narducci era un'indagine a carico di ignoti, con un movente che non si è mai compreso e con accertamenti che hanno indotto lo stesso pubblico ministero a richiedere l'archiviazione. C'è stato un proscioglimento di merito pieno, confermato peraltro dalla Suprema Corte di Cassazione, che rigettò il ricorso del pubblico ministero e della parte civile. Le risultanze processuali in entrambi i casi, e per Francesco Narducci e per Francesco Calamandrei, non portano a nulla. Non ci sono le prove? Oppure, come sostenuto da Giutteri, qualcuno ha impedito e ha bloccato questa indagine? Non ci hanno consentito di svolgere ulteriori approfondimenti, anche perché, come sapete, per avervelo già segnalato, l'inchiesta è stata bloccata. Quello che io penso è che i presupposti di questa indagine fossero totalmente sbagliati, perché illogici, perché inverosimili, perché non si tenevano in piedi.
sotto tutti i punti di vista, da un punto di vista criminale, da un punto di vista anche esoterico. Ma se uno vuole uccidere, se uno vuole effettuare un rito, l'arma usata e l'azione omicida e le scindere queste parti del corpo sono gli atti più importanti. E tu che fai? Gli fa fare a Bagni a Pacciani. E poi, questi feticci, a cosa devono servire? Si è detto di tutto, dai rituali dell'antica massoneria egiziana per portare la fertilità dove questa fertilità non era possibile, per esempio si è detto questo di Narducci, ha semplicemente un collegamento perverso tra una classe di alta società che domina col male. Chi va nel dettaglio per spiegare l'uso che si faceva di questi feticci è Gabriella Ghiribelli, il test gamma. Lì a San Casciano, dice, c'è una villa, c'è uno svizzero, e a questo svizzero sembrerebbe gli fosse morta la figlia. E allora lui era riuscito a trovare dei papiri strani, tipo egizi, no? Allora riusciva a mummificare la persona, meno che le parti molli. Hai capito? Perché le parti molli vanno via via a decomporsi. Correva voce che lui ordinasse le parti molli e femminili, certo, del seno, logico, e della vagina, logico, certo, in modo da metterle al posto alla bambina, alla sua figliola, sì. Poco prima di morire, Vigna scrisse su questa vicenda del mostro dicendo che dei mandanti non c'era nessuna traccia la più labile e che quindi lui non credeva assolutamente che ci fossero dei mandanti. Mentre invece nella sentenza di primo grado contro i compagni di merenda, si parla di questo dottore. Se Vigna non crede al secondo livello, io non credo neanche al primo. Però una riflessione la voglio fare. Quando Lotti dice che Pacciani parlava con un medico il quale ordinava le escissioni e via dicendo, allora sarebbe tutta quanta un'invenzione se non c'è il secondo livello. A questo punto mi domando, dato che Lotti di cose ne ha dette tante, sono state verificate anche le altre? Lotti ha affermato di aver partecipato solo agli ultimi quattro delitti del mostro. Cominciamo dunque da quello del 1982 a Baccaiano, dove Lotti avrebbe fatto da palo. Anzitutto Lotti, nell'incidente probatorio, sostiene che quella sera del 19 giugno 1982 andarono sul luogo del delitto con due macchine, Vanni e Pacciani nella prima auto, una 500 bianca, e Lotti dietro, sulla sua 124. Lei si è fermato prima della macchia dei giovani sulla sinistra della strada e il Pacciano si è fermato oltre la macchia dei due giovani. Sì, un po' più avanti. E lo spiazzo dove la misero Pacciano e Vanni era dalla parte opposta della strada o dalla stessa parte? Dalla parte della macchina ferma. Dalla stessa parte. Lotti dunque dice una prima cosa molto importante, e cioè che lui e Pacciani hanno parcheggiato lungo la strada dove si trovava la Fiat 127 bianca di Paolo Mainardi, che era ferma in uno slargo. Quindi, al momento dell'omicidio, secondo Lotti, le auto parcheggiate erano tre. Ora io le chiedo una cosa. La macchina dei ragazzi si sposta prima o dopo gli spari? Dopo. La sequenza dell'omicidio è questa. I due ragazzi sono nella loro auto quando il mostro attacca e comincia a sparare. Il ragazzo alla guida ha il riflesso di fare retromarcia e la macchina attraversa la sede stradale, ma finisce con le ruote in un fossato. E lì il mostro spara ancora. Il dato certo è che nel momento in cui l'auto delle vittime attraversa la strada, si sta già consumando l'omicidio.
Ebbene, negli istanti che precedono e seguono l'attraversamento dell'intera carreggiata della 127 guidata da Paolo Mainardi, passano due autovetture. La prima, alle 23.45, è guidata da Francesco Carletti, che nota la macchina dei due fidanzati. Dunque, io venivo da Baccaiano, quindi era sulla destra, in una viottola con la parte davanti della macchina rivolta verso il campo, no? E che ora erano? Saranno state 11:30, un quarto mezzanotte più o meno. C'era la luce interna accesa e basta. Quando passa, Francesco Carletti vede solo l'auto delle due vittime e non nota nessun'altra macchina parcheggiata. In quel momento il delitto non si è ancora consumato. Poche centinaia di metri dopo, Francesco Carletti incrocia un'altra auto che procede in senso inverso. È quella con a bordo Stefano Calamandrei. Alle 23.47, quando l'auto di Calamandrei raggiunge il luogo del delitto, la macchina con le due vittime ha già attraversato la sede stradale ed è nel fossato. Dunque, in quei due minuti circa, forse meno, si è consumato l'omicidio. Anche Stefano Calamandrei vede solo la macchina delle vittime. Eppure, secondo Giancarlo Lotti, la sua e quella di Pacciani sarebbero dovute essere lì. E non solo, anche un terzo testimone, Graziano Marini, è passato di lì proprio in quegli stessi momenti, tanto che ha sentito persino gli spari. Ha visto auto parcheggiate a bordo strada? Questa è la sua risposta. Lungo la strada dove successe il fatto, noi non notavamo punte macchine ferme, né sulla destra né sulla sinistra. Era buio, però le macchine stavano sulla carreggiata, le vedevamo bene. Quando mi sono trovato a risentire, a rileggere le carte, la domanda che mi sono sempre posto era: ma Lotti, nel caso specifico a Baccaiano, c'era o non c'era? Perché i ragazzi con la macchina negano completamente quello che Lotti ha detto durante il processo, durante l'incidente probatorio? Venendo sempre all'attendibilità del Lotti, andiamo a vedere quanto racconta dell'omicidio di Giocoli. Gli viene chiesto di raccontare quello che vide e lui dice che i corpi erano nella parte anteriore, praticamente al posto della guida, al che ovviamente il pubblico ministero cerca di raddrizzare il tiro. E infatti gli dice: ma verso il dietro del furgone. Verso il dietro del furgone? No, dalla parte di là della parte del volante. Dalla parte del furgone dove c'è il volano, ma sì. Dietro o sul posto di guida? No, dalla parte della guida. Dietro nel furgone, dice sempre il dottor Canessa per indurre a dire che erano nella parte dietro, e lui continua e insiste a dire che nel davanti, proprio chiaramente nel davanti. Dalla parte della guida, sì, ma dico nel dietro del furgone o nel davanti del furgone? Nel davanti. Queste due persone, lei dice, le sembrò erano coricato uno da una parte e uno dall'altra. Lei le vide bene? Sì. Al che, volete sapere cosa è successo? L'udienza dopo poco viene sospesa e poi dopo, successivamente, lui, il Lotti, cambierà versione, l'aggiusterà e dirà quello che è giusto. Lotti poi ha anche affermato di aver fatto da palo nel delitto del 1984 a Vicchio del Mugello, dove furono uccisi a colpi di pistola due fidanzati. Questa volta chi lo sta interrogando rilegge le dichiarazioni che il Lotti stesso aveva reso durante l'incidente probatorio. Lei nell'incidente probatorio dice: sparò all'uomo e basta. Non fu colpita alla testa con un colpo di pistola, questa è proprio suggerita, e lui no. E alla donna quando spararono? No, insiste lei, con molta sicurezza. E lui dice no, alla ragazza no, come è sparato alla ragazza? E loro gli dicono sì, e lui no. L'avvocato dice e le spararono dopo?
ma magari in un secondo momento gli suggeriscano. No. No, cominciò col coltello a tagliare, non so. Quindi lei non si ricorda se spararono alla donna? Quarto no. No, alla donna no, e siamo a 5. Non ci fu nessun colpo di pistola verso la ragazza? No, fu uccisa con un coltello, in sostanza. Sì. Domanda finale dell'avvocato Franchetti. Quindi la uccisero col coltello? Risposta sua. Sì. Vicchio sicuramente è stato uno dei delitti più brutti a cui abbiamo assistito. Ha ucciso prima il ragazzo e poi ha sparato alla ragazza, l'ha trascinata fuori dall'auto e lì ha compiuto le mutilazioni rituali. Dopo Baccagliano, dopo Giogoli, Lotti nel riferire quanto accade nei delitti è sempre più sicuro e è sempre più bugiardo. L'autopsia rivela un dato molto, molto crudo. Pierontini è stata uccisa con un colpo di pistola. Ma a Vicchio non dice semplicemente questa cosa, ne dice un'altra che mi fa pensare a un film di Bergman, Sussurri e grida. Il Lotti sostanzialmente racconta di aver visto e sentito la strillava e poi dopo è stata accoltellata. Tirò fuori dalla macchina, la ragazza era ancora viva perché strillava. Io non credo che questa potesse emettere un grido dopo aver ricevuto le lesioni d'arma da fuoco al cranio. Nella versione che rende poi all'incidente probatorio, sostanzialmente negherà il fatto degli urli, ma dirà che ci sono stati dei gemiti, che sentiva dei gemiti, ma insomma qualcosa di molto più soft. Io ho detto lamento, non ho detto gridare proprio. Lei non parla mai di lamenti, dice strillava e ha detto strillava. Quindi anche quel collega che è saltato fuori del lamento, per piacere, si rilega verbale. Siccome ritengo che questo deve essere stato un rumore molto sordo, un rumore magari da edema polmonare subentrante e così via, non poteva che essere sentito da persone molto vicine al soggetto. Verosimilmente, magari nella macchina stessa, in sede di rianimazione, quando c'è un edema che monta, ma lo si sente non più da 20 centimetri, distanza da 20 centimetri. A che distanza è? Le distanze, di quello, quella sarebbe sempre alle distanze, di quello. Cioè, la ragazza dice 10 metri. E proprio lui non ero, ero spostato quasi, alla, non proprio all'altra, un po' più dentro. Però ora la trascina verso il campo si fece un po' di distanza. Saprei quanti metri sarebbe. Lotti che ha difficoltà ad esprimere qualsiasi cosa, non riesce quasi a parlare, sottolinea la differenza tra urlo e gemito. Ma nessuno si è alzato per dire, signori, ma che state facendo? Lotti corregge l'italiano all'avvocato che l'interroga e gli dice, non è un urlo ma un gemito. Lotti che non riesce ad esprimere nulla. Quello che succede nel 1984 a Vicchio è soltanto un anticipo, perché il meglio lo darà quando racconterà i fatti accaduti nel piazzale degli Scopeti. E quella volta non è solo, ma arriva in compagnia. Si porta dietro un altro povero disgraziato che si chiama Ferdinando Pucci e che la Procura di Firenze, nella persona di Pierluigi Vigna, e il capo della squadra mobile, nella persona di Michele Giutteri, definiscono Ferdinando Pucci come il teste alfa.
Il racconto che ci viene fatto da Lotti e Pucci ha dei riscontri effettivi sulla scena del crimine? La risposta è negativa. La scena del crimine ci racconta qualcosa completamente diverso da quello che ci viene raccontato da Lotti e da Pucci. Guardiamo la realtà quindi di questa tenda. La tenda ha un foro d'uscita marcato con la lettera S sull'angolo posteriore destro e 5 fori di ingresso. Congiungendo questo punto di uscita con uno qualunque di questi fori nel piano orizzontale individuiamo una traiettoria. Questa è la traiettoria su cui si colloca l'asse della canna. Vuol dire che lo sparatore aveva l'arma posizionata su questa traiettoria. Spara ad al dritto attraverso la zanzariera, accovacciato ad altezza della zanzariera, e prende in pieno la ragazza. Il problema che la versione di Lotti lascia insoluto è la presenza dei bossoli davanti alla tenda e di conseguenza la quantità dei colpi sparati e le diverse fasi dell'azione di fuoco. Generalmente le armi semiautomatiche espellono a destra e all'indietro rispetto alla direzione di tiro. I bossoli vengono espulsi dall'arma e compiono una traiettoria che è parabolica. Questi colpi, se la persona fosse stata qui a sparare, avrebbero prodotto dei bossoli che espulsi sarebbero caduti in questa zona, cioè 45 gradi verso l'esterno, non davanti alla tenda. Ma in questa zona non sono stati cercati i bossoli, quindi potrebbero teoricamente essere ancora lì. Quindi la presenza di questi bossoli non è giustificabile con i colpi sparati verso la tenda. Ci sa dire quanti spari ha sentito? Diversi, come fa a dire se sono 4 o 5? Più di 4 o 5 o meno di 4 o 5? 2 o 4, può darsi sia stato anche di più, come fa a dire? Ci sono 9 bossoli sicuramente. Ma ci sono 5 fori, quindi i colpi sparati sono sicuramente almeno 14. 14 colpi significa aver utilizzato 2 caricatori. La presenza dei 9 bossoli davanti alla tenda, più i 5 fori sulla zanzariera, significano che il mostro avrebbe sparato in 2 fasi ben distinte, e questo è in netto contrasto con la versione del super testimone. Alla luce di queste evidenze balistiche, come si è svolta la dinamica del delitto? La ragazza francese viene colpita, non si può muovere, è probabilmente già in coma, resta all'interno della tenda ed è ferma. Il ragazzo francese riesce a uscire, sebbene ferito probabilmente alla mano sinistra, e percorre questo movimento. Il mostro vede il ragazzo in questa zona e si posiziona in maniera tale da poterlo inquadrare nel mirino. Restando fermo in questa posizione, segue il bersaglio che si sposta, compiendo una rotazione, e man mano che spara dei colpi verso questo bersaglio, i bossoli vanno verso il retro di 45 gradi. Seguendo la parabola di espulsione, i bossoli vanno a cadere, oltrepassando la tenda, esattamente nella zona antistante l'entrata principale della tenda stessa. È la prova evidente di questa seconda azione di fuoco che il mostro quella notte ha compiuto. La prima, quando spara contro la tenda accovacciato nel fossato antistante. La seconda, quando si trova tra la tenda e l'auto, nel tentativo di uccidere il ragazzo francese che sta fuggendo. Sappiamo che sul montante sinistro della Golf c'è una traccia di sangue, gruppo sanguigno del ragazzo. Il ragazzo è stato sicuramente ferito, probabilmente una proiezione di uno spruzzo di sangue, di un colpo che lo ha colpito, ha generato questa macchia. Il ragazzo non aveva una grande lesione, aveva soltanto delle lesioni a livello dell'arto superiore di destra, che entravano e uscivano, dell'arto superiore di sinistra. Lotti, che indicativamente è in questa zona, quindi esattamente nella zona in cui sarebbe andato il ragazzo francese. Lei ha visto colpire il giovane mentre correva? No, mentre correva no. No, è sicuro? Sì. Le tracce di sangue presenti sulla scena del crimine ci dicono che il ragazzo francese, scappando, sarebbe passato proprio davanti alla Golf dove Lotti ha dichiarato di trovarsi. Ma Lotti non lo avrebbe visto.
Al contrario, dice di aver visto Pacciani accoltellare il ragazzo francese nella parte opposta del piazzale. A quel punto Pacciani torna verso la tenda, Vanni è già entrato, ha tagliato con un coltello da cucina il telo posteriore ed è entrato nella tenda. L'ha sentito? Ho sentito lo strappo quando taglia la tenda. Sì. Ma l'ha anche visto? L'ho visto, sì. Ah, allora l'ha visto e l'ha sentito tagliare. L'ho sentito quando tagliava la tenda. Oh, benissimo. A domanda precisa viene chiesto da un avvocato difensore: ma come hanno fatto a entrare in questa tenda? Lotti dice camminando. Io volevo sapere come sono entrati dentro a questa tenda, in che modo. Camminando, ma non so io. Camminando normalmente. Sì o no? Sì. Una della mia corsa. E lei sta dicendo una fandonia. Quindi non è possibile pensare che si possa entrare nella tenda camminando. Avrebbe dovuto quantomeno dire che questi si sono abbassati e sono entrati. Ci si entra a carponi dentro a quella tenda. Non lo so, perché io non ci sono entrato nella tenda, non so come l'hai fatta. Però l'ha visto lei entrare camminando normalmente, tutte e due persone. A questo punto si fermano all'interno della tenda, secondo il racconto, per una decina di minuti. All'interno di questa tenda sarebbe stata praticata l'escissione sia del pube che del seno. Perché questo non poteva avvenire nell'interno della tenda? Perché la tenda è alta 1,40 centimetri. È sicuro che state tutti e due dentro la tenda per 10 minuti? L'avevo detto, ma non mi guardavo oggi, se ti avevi ascoltato. Allora, Romania. Vabbè. Se io mi pongo in ginocchio nell'interno di una tenda, sono sicuramente più alto di 1,40 centimetri. Ho estrema difficoltà ad operare in un vano piccolo di 1,40 centimetri. Quindi la ragazza viene tirata fuori dalla tenda per compiere questo atto. Secondo Lotti, lui la ragazza francese non l'avrebbe mai vista perché l'escissione sarebbe avvenuta all'interno della tenda. Ma è proprio così? Nel loro racconto mancano completamente i riferimenti a tutto quello che sarebbe successo al corpo della donna fuori dalla tenda. E il corpo della donna siamo sicuri che è uscito dalla tenda. Perché? Perché il corpo della donna presenta tutta una serie di tracce di sangue che ci raccontano gli spostamenti che ha subito. Ma ci raccontano anche della presenza di terriccio sulla rotula sinistra, di piccole escoriazioni dovute a un contatto con una superficie dura. Ci parla, per esempio, nella posizione in cui viene trovato il corpo, sotto il corpo, di aghi di pino e fili di erba secca. Ora, com'è possibile pensare che l'escissione sia avvenuta all'interno della tenda senza giustificare tutte queste evidenze che la scena del crimine invece ci presenta? Alla luce di questi elementi oggettivi, come si può ricostruire la dinamica dell'omicidio? Allora, la ragazza viene estratta dalla tenda. A questo punto viene trascinata e sulla parte bassa dell'ingresso della tenda restano delle tracce di sangue all'interno della tenda. Il mostro ha sempre agito in questo modo, ha sempre posizionato la vittima femminile, che sarà quella su cui si concentra per praticare le scissioni, in una posizione tale da poter controllare le vie di accesso alla scena del crimine. Praticate le scissioni, il mostro deve nascondere i corpi. Anche questa è un'anomalia. Nel delitto di Scopeti sia il corpo del ragazzo francese sia il corpo della ragazza sono stati nascosti, non è mai successo prima. Perché? Non lo sappiamo. Lotti e Pucci non ce lo raccontano. Per reinserire il corpo della ragazza all'interno della tenda, l'ingresso utile è solamente metà della parete frontale, è necessario far entrare prima le gambe e poi posizionare il corpo della ragazza. Però poi non la può spingere nell'interno, perché il cadavere non è rigido. In questa fase il cadavere è assolutamente morbido. Quindi deve continuare a tirarla. E come fa per farla entrare nella tenda?
Il mostro passa dietro, con un fendente apre il telo esterno, accede così alla zona dell'ingresso secondario, apre la cerniera. E quindi entra a sua volta Carponi nella tenda insanguinata, la afferra dalle ascelle e la tira dentro. E solo in questa maniera è possibile giustificare sia l'apertura nella porzione anteriore, sia l'apertura nella regione posteriore, dove in corrispondenza della superficie laterale è presente un taglio. A questo punto il mostro entra, prende il piumone, prende la ragazza per i fianchi e impone una rotazione in maniera tale che la pancia della ragazza guardi il terreno e va a posizionare la ragazza dal fianco destro al fianco sinistro, quello in cui verrà trovato. In questo modo, sulla schiena, si producono delle colature in senso opposto a quelle che si erano create quando la ragazza era da questa parte. La colatura è una tipologia di macchia di sangue che si origina appunto da un accumulo di sangue che poi defluisce lungo una superficie per via della forza di gravità. Supponiamo che c'è questo deflusso di sangue lungo un lato della schiena, se poi noi troviamo anche lo stesso deflusso dall'altro lato della schiena, questo può essere indice di uno spostamento del cadavere da un fianco a un altro. Queste colature di sangue non trovano giustificazione nel racconto di Lotti. Pacciani e Vanni non avrebbero avuto alcuna necessità di rigirare il corpo della ragazza da un fianco all'altro per effettuare le escissioni. Al contrario, il corpo di Nadine sarebbe dovuto rimanere fermo in posizione supina. Ma a proposito delle parti escisse, secondo la versione di Lotti, che fine avrebbero fatto? Secondo il racconto di Lotti, vanno esattamente dove aveva visto colpire il ragazzo francese e vede uno dei due che si abbassa e probabilmente scava una buca, qualcosa. In mano avevano un fardello, i fetici, gli orrendi fetici strappati alla vittima femminile e vengono nascosti, non si capisce perché, in una buca, in questa zona. E vedo che danno della roba a porta a mano, però non so che era. E andavano verso i due a cascare il ragazzo. E vedo uno dei due sacchina lì, una bua, non so, è preciso, perché io non ho visto la bua lì. E ho visto mettere qualcosa lì. Lotti racconta che nel delitto di Vicchio e nel delitto degli Scopeti i feticci vengono nascosti sottoterra in una buchetta poco distante dai corpi. Dopodiché i tre se ne vanno, prendendolo per buono. Ma voi lo vedete un Pacciani così avaro che l'oggetto che gli potrebbe portare del denaro, così come sostiene Giuttari, lo nasconda sottoterra? Per quale ragione? E con il rischio che un cinghiale improvvisamente arrivi e lo porti via. E poi, riguardo il discorso dei feticci, i feticci a Pacciani vengono ordinati e la notte del delitto del 1985 cosa avrebbe fatto Pacciani? Avrebbe preso parte del seno escisso alla povera ragazza francese e spedito alla Procura della Repubblica con un avviso soltanto di Firenze nella persona di Silvia Della Monica, che lui non sapeva neanche chi era. Sempre secondo la versione di Lotti e di Pucci, quanto raccontato sarebbe stato visto dai due testimoni solo grazie alla luce della luna che quella notte illuminava il piazzale degli Scopeti. Il dato certo è che quella notte la luna, nell'orario indicato dai due, non era ancora sorta. Sarebbe apparsa all'orizzonte soltanto a mezzanotte e un quarto e non fra le 11 e le 11:30, quando i compagni di merende avrebbero ucciso i due francesi. Non si capisce come Lotti, che si definisce vicino alla macchina dei francesi, possa aver visto l'azione che è successa in questa parte di Piazzola, che a maggior ragione era nella zona in ombra. Lotti quindi, in pieno buio, avrebbe visto Pacciani e Vanni non solo entrare nella tenda, ma addirittura occultare i feticci dall'altra parte del piazzale. A precisa domanda se c'era una fonte di illuminazione,
Lotti farfuglia qualcosa a proposito di una lucina all'interno della tenda, come se all'interno della tenda ci fosse stata una luce accesa di cui non si trova traccia. Tutte queste cose lei le ha viste con quale luce? C'era una luce, mi pare una luce piccola, dentro la tenda. Ma lei aveva acceso i fari? Come ha acceso i fari? Io sì, una macchina? Sì, con la macchina. No. Io li ho spenti. Una escissione pubica di quel genere, di quella precisione, implica la necessità di avere luce, altrimenti non la si fa. Adesso non vorrei cadere nel lugubre, però il lembo di cute va tirato e tagliato da sotto, quindi occorrono due mani. La luce, il soggetto, da dove la prendeva? La firma del mostro è una sola, sono i bossoli con la H sul fondello. Prima di chiudere la tenda e andarsene, raccoglie un bossolo da qui davanti e lo posiziona sul telo bianco vicino a una macchia di sangue. Quella è la sua firma, un bossolo che qualcuno chiamerà di serie H, che ha sempre caratterizzato la firma del mostro di Firenze. Questo è l'ultimo delitto del mostro di Firenze. A questo punto il dubbio che resta è: ma i testimoni hanno raccontato il vero, si sono confusi o si sono inventati tutto? Ma di tutte queste contraddizioni che abbiamo detto fino ad ora, poi in sentenza non ne viene riportata neanche una. E quindi quello che emerge chiaramente è che qui sostanzialmente c'era una volontà di arrivare per forza a quella determinata verità processuale. Cioè era una sentenza sostanzialmente già scritta. Abbiamo un'indagine che quando viene fatta su elementi, su delle prove, non ci sono prove, non ci sono neanche indizi. E a quel punto si utilizza la figura di un testimone che racconta e sul quale si costruisce tutta quanta l'accusa. Senza dubbio Lotti alcune volte si è contraddetto su alcune vicende. Ci sono 2, 3, 4 verbali di interrogatorio sulla stessa vicenda in cui lui dice cose diverse, e quindi questo è stato un buon gioco per i detrattori, per dire che Lotti era un teste inaffidabile. Io tendo a pensare che sia ingiusto definire Lotti un testimone non attendibile. Io personalmente non credo a quello che ha detto Lotti, per me Lotti ha detto una serie di bugie, e quindi voglio dire, quello che è stato fatto non lo giudico, e dal punto di vista giuridico e dal punto di vista morale, una cosa seria. Qual è l'immagine della giustizia italiana dopo questa vicenda? Io credo che sia un qualche cosa di terribile, e che sia un qualche cosa che secondo me dovrebbe far vergognare tanta gente. Non si potrà mai sapere chi è veramente il mostro di Firenze. È stato un errore non seguire le vicende della pistola e dei proiettili calibro 22. Quando si abbandonò quella pista, si entrò in una pista fantastica, in una pista da favola. Il mostro rappresenta una ferita indelebile, che appunto non si rimargina. È un conto con il passato non ancora saldato. Oggi, anche se appunto sono passati tanti anni dall'ultimo duplice omicidio, è ancora qualcosa di molto vivo.